instead of being completely part of the cosmology. Sì, riprendendo, adesso mi sto andando velocemente alle conclusioni perché c'è poco tempo, anche voi vorrebbe, se casomai ci fosse un piccolo dibattito, ma in ogni caso, riprendendo la divisione del filosofo americano che a me sfugge il nome, ma comunque c'è questa cultura, si passa dalla cultura del significato a una cultura della presenza. La cultura della presenza è più legata per esempio al concetto cattolico di Eucaristia, o comunque al fatto che noi siamo incarnati nel mondo che viviamo. E questa cultura della presenza è anche il grande simbolo del fatto che non siamo più un essere osservante al di fuori della natura che guarda e giudica o comunque costruisce teorie e significati, bensì noi siamo parte stessa del processo naturale. E in questo senso è una cultura molto più corporale, molto più basata appunto sul corpo e sull'essere nello spazio, contro l'altra che invece era della mente e del tempo. So I would like to take one example in order to clarify what I mean by this distinction. So the example I want to take is the Eighth Day by Eduardo Katz, which is a transgenic art installation he staged for the first time in 2002, and for the only time, by the way, at Arizona State University in Tempe, in the United States. Allora, l'ultima cosa che vi farò vedere è quest'opera di Eduardo Katz che si chiama L'Ottavo Giorno, che è stata messa in opera alla Arizona State University. So, what we have here is a kind of dome, a kind of self-contained artificial ecology under a plexiglass dome, which is illuminated with blue light, and which, as an image, evokes the image of the Earth as seen from space. E quello che si vede qui è un dome, cioè una struttura sferica all'interno del quale c'è un ecosistema vivente illuminato da luce violacea che ricorda come si vede la Terra vista dallo spazio. So, under this plexiglass dome, we have indeed living transgenic life forms that strongly grow green, and then that can be contemplated with the naked eye through wavelength filters that are fixed onto the dome. We are going to see this very clearly in the video. Okay, all'interno del dome ci sono delle forme viventi che si stanno sviluppando che sono contaminate da cellule di medusa che gli danno questa fosforescenza verde che noi possiamo vedere attraverso delle lenti che sono installate nel dome, cioè la cupola, che ci rendono visibile, ma non lenti, lights. We've foreseen the green light, green lights that is stimulating the protein. Okay, ci sono delle luci verdi che fosforescenti. The light is blue, ma sono fluorescenti e fanno brillare i geni, cioè le parti fosforescenti di questi animali di verde.